Dunque, tre messaggi. Che si fa oggi? Nel centro commerciale, vabbè. Non uscire con noi. Posso dare un'infarinatura generale di quello che ho fatto al secondo anno. Allora cosa vuoi fare? Vuoi studiare insieme? Adesso vediamo se c'è Maruki o meno. Perché ascoltami, questa volta supererò certamente il mio blocco. La mia disperazione ha dato origine a una nuova idea. Queste possibilità fanno danzare il mio cuore. Vorrei che venissi ancora con me se possibile. Ovviamente con Yusuke si farebbe una scenetta. Però appunto abbiamo Maruki. Allora io ho fatto un controllo. Il tempo limite è il 17 novembre. E in realtà basta arrivare al rank 9. Se sei al rank 9 entro il 17, evidentemente succede qualcosa, per cui in realtà vai direttamente al 10. Senza dover fare l'incontro con lui. E c'è un'altra cosa, che questa forse può darci una speranza. Ho letto che in realtà anche con Maruki il rank sarebbe stato bloccato al 5 fino a, mi pare, il 19 settembre. Ok, quindi in realtà è quasi passati comunque 20 giorni, però 20 giorni fa avremmo comunque 19 settembre, sì, insomma, più di 20 rotti giorni fa, comunque non saremmo potuti andare avanti oltre il 5. In realtà siamo al 4, però. Quindi non è che... E io sto quasi pensando se non imbrogliare e beccare, cercare di maximizzare, proprio perché non sapevo questa cosa, comunque ce la siamo persa. Un po' il problema del... Cioè, abbiamo imbrogliato, tra virgolette. Perché comunque me la sono combattuta con Okamura. Mi sta venendo il dubbio di dover... Cioè, mi sto domandando se non è meglio provarci anche con Maruki. Semplicemente perché sono due errori che non che sono dovuti a circostanze, come dire, non decise. Non sono stato io a sbagliare, nel vero senso della parola. In un caso avevo questo problema, nell'altro con Maruki è perché abbiamo giocato veramente in un tempo molto dilazionato, sempre per i miei problemi ovviamente, quindi comunque sempre deriva dai miei problemi, quindi abbiamo giocato talmente in un tempo dilazionato che alla fine non mi ricordavo nemmeno questa cosa, non ci ho posto l'attenzione. Vabbè, comunque in teoria c'è, perché se noi facciamo così c'è, quindi direi di sfruttare tutte le volte che lui c'è. Perché è importante, insomma. Tra l'altro, in realtà, come si fa ad andare da lui? Cortile forse è Makoto. No, non abbiamo una persona adatta, perché lui è consigliere, l'abbiamo già visto. Zack? Eccolo qua. Le consultant. Le consultante, non so come si dice in francese. Comunque consigliere. Non abbiamo niente, consigliere. Cioè sicuramente esiste come arcano, quindi esistono le persone, ma non è il caso nostro. Allora proviamo. Com'è che si fa qua? Che casino. Così. No, così, ok, così. Però aspetta, è qua. Questo. Cosa hanno fatto di male là del fantasma? Quell'assassino deve essere uno scherzo. Che cosa? Nemmeno tu mi credi. Smettila di guardarmi con quello sguardo accusatorio. Costituisciti. Perché? Oh, giusto, essendo un ladro fantasma io dovrei considerare l'idea di costituirmi. Deve esserci una buona ragione se hanno agito così. Voglio fidarmi di loro. Ok. Sto pensando a una cosa. Eccolo là. Sì, eccolo là.
Allora, una cosa che tu mi hai detto a un certo punto, che io mi sono impegnato ad andare a fare i lavoretti. Allora, ci sono due cose da tenere conto. Questo gioco è un po' differente dal 4, ma anche ieri poi a un certo punto mi riflettevo anche sul fatto, per esempio, che andiamo nei negozi e compriamo solo una cosa. Grazie per aver aggiornato. Compriamo solo una cosa alla volta molto spesso, come per esempio ricordiamoci il mercurio, che forse ce l'ha il rigattiere vicino a noi. Ma in realtà, così come i lavori, sono un ancoraggio ai vecchi persone in un certo senso, cioè non sono così importanti, che appunto il lavoro in particolare da poco, ma non lo fai per quello. Noi non abbiamo fatto il lavoro per i 3.000 o i 7.000 quando era il giorno giusto, l'abbiamo fatto per livellare le stats, perché è uno dei modi per livellare le stats, diventare le statistiche. Così, quindi non è che era meglio fare il memento, sono due cose diverse. Abbiamo lavorato pur che ci dava un tubo, ma perché miglioravano le statistiche, quindi non è un errore, e loro stessi l'hanno fatto e pianificato in quel modo. Così come il fatto di comprare a volte un solo oggetto magari importante nei vari negozi, perché ti forzano, cosa che invece noi non abbiamo fatto, ma in realtà la scusa, la ragione di base è che ti forzano a farti il tuo giretto, e quindi dare l'idea di che tu ti vivi comunque il mondo, pur che con la scusa solo di comprare un solo oggetto del cavolo. Però è così, cioè in un certo senso diventa importante farsi giretti nei negozi per acquistare quella risorsa che c'è solo per quel giorno. Perlomeno io penso che per un giorno, non so, adesso non so se addirittura magari rifornimenti avvengono ogni 2 o 3 giorni, questo non te lo so dire, non ve lo so dire. Però mettiamo che ogni giorno puoi comprare una quantità di quello, o addirittura sappiamo che certi panini eccetera sono solo il venerdì quando a scuola eccetera. Sono quelle cose che sono state studiate per obbligarti a fare una specie di la parte simulativa di vita quotidiana, diciamo così. Tornando invece poi al discorso delle statistiche che uno poteva aver tirato su, cioè che allo stesso esatto momento di oggi, cioè il 14 ottobre, che se guardiamo 10 partite diverse ci saranno 10 cose diverse, cioè c'è chi avrà maxato le statistiche, ci sarà chi invece l'avrà a 3, a 4, qualcuna ma altre a 3, idem, eccolo qua Zach, ciao, idem che magari qualcuno ha i fumi già a 10 o Maruki già a 8, Anna 10. Beh, questo ragazzi è il fatto, è la componente RPG, mettiamola così. Cioè in realtà Persona non rientra nelle visual novel, per quanto questo sia molto più visual novel dei precedenti, perché c'è molto legge, è molto importante questa cosa, ma è un JRPG, resta un JRPG, cioè un RPG giapponese, un po' atipico, ma resta un RPG. Quindi il fatto che abbiamo statistiche diverse è proprio perché abbiamo fatto scelte diverse. Quella è quella parte del gioco che, che il gioco ti permette di controllare, che permette al giocatore di controllare. Ma anche quello non è un errore, perché è un errore se tu hai una preveggenza, se tu hai spoilerato. Cioè Evil ci fa notare che ma poi scopri che per esempio appunto la veggente ti dà i bonus per aumentare le statistiche. Ho capito, lo sappiamo dopo. Cioè, anche tutta la fase iniziale con la veggente non sapevamo che cosa serve io stessa veggente. È un po' come il discorso del fatto che Ryuji ha quell'arma, ha quella abilità che abbiamo scoperto importantissima per one shottare i nemici bassi, ma lo sai perché vai a spoilerarlo, lo sai perché magari c'è un tipo che ti viene e fa l'hai già portato 7-8 Ryuji, però sono sempre lì. Allora lui è importante, Maruki è importante, il fumi è importante, tutti sono in un qualche modo importante, ma soprattutto in realtà bella cieca, lo sto giocando alla cieca sostanzialmente, ed ecco giusto così, ok. L'unica cosa adesso che sto dicendo con Maruki è che io sarei tentato, visto che abbiamo veramente un tempo ristrettissimo, di chiamiamolo imbrogliare di nuovo come abbiamo fatto, cioè
Io in realtà, volendo, ce l'ho la pagina aperta con le migliori scelte e sono tentato di farle proprio perché è andata così. Sappiamo, io ho i miei problemi e è andata così, non ci possiamo far nulla. E siccome invece è più importante, visto che è un gioco che non dura 20 ore, che tu dici vabbè, faccio un'altra run. Che altra run? Cioè, arriveremo a 150 ore, 160, 200 ore, non so, non abbiamo tempo di fare un'altra run. Comunque, ci sono altri fantasmi dentro la morte del padre di Okamura Senpai. Però appunto non dimentichiamo che è un RPG, non dimentichiamo il fatto che lo si gioca alla cieca, a meno che non vuoi imbrogliare, far finta, fai il figo e fai il, come dire, magari te lo giochi una partita a parte e poi vai in live e fai finta di non avere giocato. Non è così, io capisco di no, tendenzialmente il 99% delle volte non ho fatto questa cosa, dico che non l'ho mai fatta, mai è capitato, anche solo, facciamo un esempio, quando io facevo i miei test magari per mezz'ora o un'ora l'ho già giocato, però io mi comporto come se non l'avessi giocato perché l'ho giocato durante il test. Ho sempre anche detto che, per esempio, magari faccio un'ora, però quando è possibile salto i dialoghi, lo faccio apposta perché così non so la storia, quantomeno la storia me la leggo in quel momento, no? Cioè, cerco di fare il possibile. Dico quello che vi posso assicurare, che sono per principio, ma sono molto onesto rispetto forse appunto ad alcuni che magari fanno le doppie partite, sanno già tutto oppure vanno a leggersi tutto e quindi poi fanno i belli. Non è questo caso, infatti se non fosse stato così non ci sarebbero stati questi errori, chiamiamoli errori, questi non sono veri errori, sono cose che non abbiamo fatto appunto. È molto meglio conquistare la popolarità attraverso lo sport piuttosto che agendo come loro. Io pensavo che quei ragazzi fossero speciali, ma forse ho preso un bel abbaglio su di loro. In effetti, se avessero davvero voluto rispettare la giustizia, non sarebbero coperti le facce. Coperti le facce? Perché c'è un ritratto nostro con le maschere, scusa. Poi, te ripeto, anche le statistiche le ho aumentate perché sapevo che Makoto serviva conoscenza. Sapevo che serviva gentilezza e ci siamo sempre domandati, sempre perché io non ho già fatto una run, non ho letto queste cose, se avere gentilezza 4 avrebbe aperto per esempio delle risposte che con gentilezza 2 o 3 non c'erano. Quello che io ho fatto il giro delle statistiche è una scelta, però come dicevamo già ieri, in teoria il gioco, se studiato bene, bene o male, dovrebbe farti fare tutto, perché comunque o fai una cosa o fai l'altra, loro lo sanno, loro l'hanno previsto che tu ti ci vuole, non so, 10 uscite con, facciamo così, 15 uscite con Anne per portarla a 10, loro lo sanno. Quando cavolo le fai quelle 10 uscite è un altro discorso, però è come se fosse il gioco da vedere come tutti i mattoncini, no? Hai due possibilità al giorno, mettila così. E i mattoncini, uno, quello rosso rappresenta Anne, quello blu rappresenta Maruki. Che lo metti uno prima, uno dopo, alla fine non cambia niente. Comunque, andiamo da Maruki e speriamo. Chiusa la parentesi, ma penso che possa esservi interessata, perché in realtà vi stiamo parlando anche un po' più del gioco, in un certo senso, a parte i miei... Allora, vediamo. Pare che oggi debba piovere. Se ti senti giù, probabilmente è colpa del tempo. Un po' di tempo oggi. Ho fatto qualche programma. Oh, ma dovrei chiederti se oggi sei libero. Quindi al 5 dovremmo arrivarti adesso. Aiutalo. Stupendo. Entra pure, mettiti comodo. Bene, non è che sto leggendo puntualmente quello che scrivi, cerco anche di parlare. Cioè. Ebbene, anche oggi si prospetta una giornata campale. Allora. O forse no, perché oggi è il tuo giorno fortunato. Guarda cosa c'è qui sul tavolo, quei dolcetti. Un caffè. Sono costretto a assorbirti un sacco di roba cupa su traumi, lutti e dolori. Pertanto, questo qui dà l'impressione di essere una persona effettivamente combattuta. Che c'è qualcosa dentro che ci nasconde. Cioè, dietro la facciata bonaria, eccetera, no? C'è sempre stato qualcosa di strano. Perfino un po' anche infantile per certi versi. Comunque, ho preso questi biscotti al centro commerciale. Così possiamo fare una pausa. È roba buona.
Appunto, quindi magari hai detto le stesse cose che ho detto io. Si è messo in muto per scrivere. Ti tenevo a farti una sorpresa, visto che mi hai assecondato tanto. Forza, mangiali. E così siamo un creche. Vediamo cosa è. Ok. Ma è fantastico. Lo ammetto, non abbiamo visto, ma avrebbe dovuto darci tre note, penso. Lo ammetto. Tutto il coso con Maruki. Ho deciso che guardo le risposte. Tu non fare il timido, non ho abbastanza per il bis. Ah, io qua non avrei risposto quella, perché cioè mi sembra un po' bambinesca. Tu non fare il timido, non ho abbastanza per il bis. I nomi di media sono sempre andati sui due, i tre li abbiamo visti raramente, però anche sbirciando le guide si vede come addirittura ci sono delle occasioni in cui, per esempio, qui dicono che a rank 7 in realtà ti dicono che qualsiasi scelta della conversazione ti dà 3 ed è una sola cosa, quindi non è che cervellarsi per capire se potevamo prendere più di meno è relativo, perché o c'è una guida davanti, allora le confronti le cose, o se no come mai qua per esempio ci dovrebbe essere almeno 6 risposte e a rank 7 ce n'è una e qualunque cosa rispondi vale comunque 3? È perché appunto in realtà sono i misteri dietro al gioco, no? Che non puoi sapere, e che rendono interessante il gioco però per certi versi. Giusto, parlare di biscotti però, mi ha ricordato un vecchio esperimento psicologico. Gli scienziati avevano preparato 2 contenitori riempiti con lo stesso tipo di biscotti. Facciamo questo giochetto, io dico quello che risponderei e poi guardiamo cosa dice la guida. Nel primo ne avevamo messo uno solo, magari scrivetelo anche voi. Mentre nel secondo una decina. Poi hanno invitato i soggetti ad assaggiare i biscotti da entrambi e a confrontare il sapore. Come minimo quello che dove ce n'era uno era buonissimo, dove ce n'erano 10 hanno associato a biscotti dozzinali. Facciamo questo gioco qua almeno, proviamo a rendere le nostre risposte. I biscotti di quale contenitore sono stati letti migliori? Qualche idea? Secondo me il primo, vediamo. Per me è il primo. Per voi? Ok. Ah, ciao Mr. Pete. Ecco, adesso vi svelerò una cosa. In questo caso, a quanto pare, non è importante. Perché a quanto pare non darà note qua. Io comunque risponderei il primo. Quindi vediamo di vincere almeno nei confronti suoi. Vediamo. Right. Esatto, era facile, vedi? Non dava note. Infatti è la terza scelta. La terza, la quarta, la quinta che danno note. E in più. E in più un'altra cosa che vedremo dopo. Esatto, era facile. Siamo stati bravi in realtà. Esiste una legge chiamata principio di scarsità. Il suo significato si intuisce già dal nome. La gente attratta dalle cose più rare. È la base dei mercati di lusso, no? Quelli che si chiamano non a caso ad alto rendimento, perché spendono poco per farle rispetto a quanto è il costo finale nella vendita. Okay, quindi l'alta moda, le Ferrari, le Lamborghini. Ovviamente non è che spendono 2.000 euro per farle, ma rispetto a quello che costano, una frazione molto più ridotta. Rispetto alla Panda, invece, rispetto alla Panda, la frazione è ridotta tra la differenza del costo sul mercato e cosa è costata farla. Sulla Ferrari, invece, la forbice si allarga, no? Per capire gli effetti di questa legge, basta osservare l'entusiasmo di tutti per le edizioni limitate. Cosa avete? È tutta una fregatura e hai ragione. Io risponderei tutta una fregatura se fosse per me. Voi cosa rispondete? La scarsità di donne in realtà non c'è tecnicamente. Allora io risponderei è tutta una fregatura. Anche Zack risponderebbe così. Mr. Pete e Zack? Cosa rispondereste?
Ok. E qua siamo a quei discorsi. Qua sarebbe la risposta che darei io. Però sappiamo, abbiamo imparato che le risposte sono quelle che in realtà sono un po' più concordi con la personalità del confidente, no? E in effetti vi dico, la risposta giusta l'ha indovinata Pete, a meno che non se la ricordava, che è hai ragione. Perché è questo? Perché lui, mettiamola così, in questo momento nella veste del professionista, quindi noi gli diamo una risposta professionale, nel senso non aggressiva, diciamo, hai ragione. Vediamo, in teoria ci dovrebbe dare tre note. C'è l'altra due. Allora come mai? Come mai? Agli agli ai. Vabbè, non lo so, lì c'è scritto che dava tre note, hanno sbagliato, adesso gli scrivo una mail. Può anche darsi che il tizio avesse sul persone in quel momento, non lo so. Ah, però, ripeto, quella risposta lì mi sembrava sensata. No, perché l'altra ci ha dato tre note, secondo me. Non si vedeva bene, ma secondo me... Non lo so. Purtroppo non ce l'abbiamo comunque la persona, quindi non ci si può fare niente. Non lo trovi estremamente affascinante? Sì, se volessi far soldi, sì. Devi anche studiare la programmazione neurolinguistica se vuoi far soldi. Prendendo coscienza della scarsità, scateniamo i nostri desideri e causiamo un mutamento cognitivo. Questa è una frase molto importante. Prendendo coscienza che quell'oggetto è scarso, lo iniziamo a desiderare e cognitivamente, cioè come si chiama, il modo di vedere la cosa, no? Ma non solo, l'effetto avviluppa i nostri sensi, creando un'evidente variazione della nostra realtà. Praticamente si aprono le pupille. Inizia l'olfatto come Evi con le donne. Mi diventa un segugio. In sostanza le percezioni possono essere viziate dalla tua cognizione o dai tuoi preconcetti. Feromoni, fiuti feromoni che... Appena gli dicono, guarda quella lì è sola. Ah, scarsa, sola, solo, unica. Si tramuta nella testa, diventa... E allora diventa subito un segugio. Avviene tutto a livello inconscio, ma è davvero incredibile. Mia. Per inciso, ora che hai sentito quella storia, che ne pensi riguardo al fatto che i tuoi desideri inconsci possono aver mutato il gusto del biscotto? Vediamo, il senso di mangiare, basta che sia buono. Un tantino inquietante. Allora, adesso cerchiamo di rispondere, appunto, non mai bisogna rispondere a persona come abbiamo fatto appunto con Anna all'inizio, che la prendevamo per il culo. No, adesso cerchiamo di cosa vorrebbe sentirsi dire. Il senso di mangiare, basta che sia buono o no. Un tantino inquietante. Io sarei tentato di questo, perché seria e lui sembra anche un tipo comprensivo. Io dico la 3, voi cosa dite? Dice 1, anch'io, cioè o la 1 o la 3, perché la 2 secondo me no. Mr. Pitt cosa dice? Io intanto guardo, invece no. In questo caso la guida, adesso se dobbiamo fidarci, dice questo in realtà. Lui dice, uno abbiamo sbagliato tutti, perlomeno così, secondo la guida. Ci prendiamo solo due note in teoria, adesso vediamo se è così. Ok, ehi, basta che sia buono, perché in realtà può starci, perché sappiamo che lui continua a tentarci con i dolcetti, mangialo che è buono, mangia questo, quindi in realtà è un po' in accordo alla sua personalità, per certi versi, no? Ci vediamo se da due note. Una. Allora sai che cosa? Questa guida non serve anche. ma dai. Non ci credo. Ok, appunto questo qui è andato lì con la persona. Una nota. Non so, a un certo punto mi viene da dire abbiamo salvato perché non ricarichiamo, ma non lo so.
trovo veramente strano questa cosa, eh? Io appunto avrei detto l'ultima, però questo ci dà una nota sola. Facciamo una cosa veloce. Appunto, o la guida è sbagliata, vediamo un attimo. Vediamo un attimo un'altra guida. Sì, però è strano anche tutti, cioè, io non, cioè, è strano che tu devi arrivare per forza con la persona giusta, no? Mi sembra. Anche perché le tre note, c'è da dire che noi le tre note abbiamo viste molto raramente. E quindi è sorto a un certo punto il dubbio che effettivamente fosse che non prendevamo mai le tre note, a parte quando era deciso così, come abbiamo visto che in teoria Rank 7 ci dà le tre note. Il dubbio appunto è che fosse che in realtà tre note non ci arrivavamo perché non eravamo in persona. Quindi vediamo cosa dice. Anche quest'altra guida, per esempio, dice che erano valide tutte e due, cioè sia che i sensi mi avevano imbrogliato e sia dava più tre anche sì, io know you are right, cioè appunto lo sai, cioè hai ragione, tradotto. Quindi in realtà no, la guida andrebbe anche bene, forse questa è un attimino più completa, ma andrebbe anche bene. Quindi questo punto è strano, questi qui sono venuti lì probabilmente per forza con la persona, a quanto pare. Quindi di fatto noi non possiamo farci comunque niente, nel senso scegliamo comunque le risposte che loro danno come migliori, più di questo non possiamo fare. Vabbè, questa è decisamente una risposta inusuale, ma posso capirla. Vabbè, inusuale, però vedi che per esempio come faceva a essere questa giusta, vedi che lui stesso è rimasto un po' così, no? Cioè, credo che ti dà uno. Però perché due guide completamente diverse danno... Comunque, ti sembra esagerato, ma trovo che ci sia un che di meraviglioso in tutto questo. Cos'è che è meraviglioso, che fallace la mente umana? Scusa un attimo, Maruki. Oltre al cuore umano può vacillare, oppure risultare inaffidabile. In quel senso. Cioè, va bene, vuole vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma una cosa ce la dice, questo esperimento basta un preconcetto per portarci più gioia, tipo il preconcetto di Evil che ce la farà ad avere tutte le ragazze del mondo, porta più gioia, se no corda anche per lui. Per esempio, considera la storia di cui ti ho appena parlato. Se tu avessi mangiato quel biscotto trovandolo il più buono di sempre senza che io ti svelassi il trucco, sei arrabbiato. Avresti ritenuto quel biscotto inusualmente gustoso. Sarebbe stata una verità soggettiva della tua realtà. Per noi esistono solo realtà soggettive. Allora, vediamo qua. Proprio una verità. Immagino di sì. Non saprei. Sarebbe stata una verità soggettiva della tua realtà. Io sono d'accordo, immagino di sì. Io sono d'accordo. Perché è così. Una verità soggettiva... per noi. Evil dice 2. Quanto pare sì, perché non so, sono due guide diverse. Allora, ok, gli altri cosa dicono? No, vado avanti perché sennò ci pigliamo una vita. Vi do veramente pochi secondi. Io avrei risposto così e vi dico che è la risposta che consiglia anche la guida in inglese, detto ovviamente I guess so, cioè immagino di sì, insomma. Ok, dovrebbe darci 2, ma dubito. 1, vedi. Direi che è confermato che è un problema di non avere la persona, il confidente adatto. Però dopo facciamo così, andiamo nella Velvet Room e vediamo se possiamo crearne una. Già, mi fa piacere sentirtelo dire. Sono anche un po' preoccupato per le gemelle, per esempio, nel senso che
non vorrei che ci chiedessero persone molto, molto ormai vecchie, datate, visto che non l'ho mai fatto prima. Quello è un terzo problema che si è creato. In pratica, ciò che volevo dire è che se questa idea del preconcetto potesse essere approfondita applicandola alla sanità, otteniamo l'effetto placebo, che potrebbe aiutare un sacco di persone, forse anche più di quanto faccia io con le sedute. D'altra parte, si basa troppo sulla soggettività. Per molti sarebbe una bugia o una fuga dai problemi. Poi, diciamo la verità, noi non sappiamo chiamiamoli gli algoritmi che ci sono dietro, le logiche che ci sono dietro. Io sono abbastanza convinto che o dai tutte risposte da uno, o se no comunque passi. Cioè, se è il momento di passare di rank, tu passi. Sono abbastanza convinto di questo. Ok? Sono abbastanza convinto di questo. Cioè, a meno che appunto tu non fai incetta di tutti uno, dove potevi prendere due, non è passi. Se non addirittura proprio passi e basta, perché hanno deciso che in quel momento li passi. Quindi noi adesso facciamo questa cosa per sicurezza, ma io non sarei così convinto dell'importanza. Comunque, d'altra parte, si basa troppo sulla soggettività. Per molti sarebbe una bugia o una fuga dai problemi. E sai qual è il problema? È che tutti i meccanismi ci vengono nascosti. Per quello loro possono imbrogliare a manetta. Se avessimo in Occidente, metterebbero gli XP per ogni cosa, no? Quindi se tu vedi XP, vedi che per passare di rank ti servono, non so, 1500 XP, vedi, risposta 1 50, risposta con tre note 300, allora lo vedi subito, ha una sua logica, no? Ma siccome ci nascondono tutto, loro possono fare esattamente quello che vogliono. D'altra parte, si può dire, per molti sarebbe una bugia o una fuga dai problemi. Tuttavia, anche se fosse come dici, credo ancora che quel metodo potrebbe aiutare molta gente. Sorry. Caspita, ti chiedo scusa, alla fine ci siamo infilati in una conversazione accademica. Devo controllarmi meglio. Ogni volta che parlo con te finisco per ripensare alle mie ricerche. Per esempio, anche uscire con lui è interessante, per i miei parametri. Finora l'abbiamo già detto, quella che sembra un po' più scioccarella è Anne. Cioè, non è che a parte le cose di moda, le sue cose di fotografia, non è che abbiamo visto molto altro. Comunque, ti sono davvero grato per tutto ciò che hai fatto per Yuji, anche se siamo usciti molto poco, e non solo per le tue preziose opinioni. È più come se stessi chiacchierando con un vecchio amico. Vogliamo le ragazze. Ah, ma forse così si va troppo sul personale. Del resto lo stiamo facendo. Ma quando siamo usciti mi ricordo che abbiamo fatto della ginnastica con Ryuji. Così è stato alla fine anche con Kasumi. Però Kasumi c'era la parte ginnastica e un po' di... Poi lì... Conta comunque il fatto che vuoi arrivare all'obiettivo. Come sempre, non è importante. Puoi parlare anche... L'importante con la ragazza, cioè, è starci insieme. Dopo puoi parlare anche della giornata, che è la stessa cosa, più o meno. Sto ovviamente scherzando, ma... Nel senso che se esci con un maschio è meglio condividere qualche hobby con la ragazza, basta essere con la ragazza alla fine, no? Del resto stiamo facendo per il nostro accordo, no? Percepisco un grande sentimento di amicizia. Wow. Nuovo rango, vedi che siamo comunque. A 5 ci siamo. Cancelli i pistolani SP di gioco quando scarseggiano, che non è male, appunto. Visto che. La chance, anche qua, chance. Ma non c'è scritto chance del 5%, che poi magari sarebbe fasullo lo stesso, perché non funzionano mai bene gli algoritmi di generazione dei numeri, ma... Però qui è proprio chance. Però guadagnare... Che poi è molto probabile che... Facciamo un altro esempio, sappiamo tutti questo. Oggi facciamo un po' di game design. Così, questo episodio iniziale sarà di game design. Giochi sono sempre spesso quelli fatti bene, in realtà sono fatti in modo che, per esempio, non so, se ti manca un Mario, no, ti manca la salute, guarda caso i nemici ti droppano la salute. Quindi non è, anche qua, quello che lui dice che è una chance, in realtà c'è probabilmente dietro una specie di chiamiamola il rudimentale che decide che in quel momento lì ti serve gli SP, la chance salta fuori, no?
ma non è calcolata, è come dire forzata, no? Ok. No, cosa? Poi sono apparsi i ragazzi che la stavano bullizzando, no? Dovevamo arrivare a rank 5, eravamo rank 4. Ora, sarà meglio che ti mostri un altro modo per allenarti mentalmente. Oggi ho intenzione di insegnarti. Grazie a Tereni ho ottenuto una maggiore forza mentale. All right. Sì, che lui poi ci dava questi preziosissimi 5 SP. Cioè, facciamo gli incantesimi da 12, ma fa niente. Oh, ecco che non si può mai dire di no, non uso snack, vero? Vedi che lui c'ha questa mania dei snack. La calmella. Stavo leggendo caramella, ma calmella. Well, devo tornare a casa prima che faccia troppo buio, d'accordo. Ecco, in questo caso, per esempio, la prima guida che ho guardato, in realtà parlava che forse ci sarebbe stata una telefonata. Però vedi, è bonus phone call. Quindi avremmo preso un più 2 secondo lui, probabilmente più 1. Ci siamo persi la telefonata. Ma c'è sempre stata, guarda, ci sono sempre state. Infatti qualche volta l'abbiamo beccata la fine della telefonata. Praticamente quasi tutti gli incontri prevedono una telefonata. Qui siamo stati fregati proprio per quel discorso lì. Cioè che non abbiamo sua persona, evidentemente. Quando torna LeBlanc, no, lui la chiama, no, adesso ci chiama come al solito. Ma non credo che si riferisca a questo, perché io mi ricordo che c'è stato, perché lui parla di bonus. Perché la chiami bonus? Si chiamava after, non so, cioè dopo l'incontro, no? After call, phone call, after meeting, phone call, no? Per dire in inglese. E poi soprattutto a me sembra di ricordare che c'è stata ancora una telefonata mentre eravamo lì con lui. Magari mi sbaglio, hai ragione solo tu. Però qui la chiamano bonus phone call. Bonus a conto mio. Solo nel Royale fanno le telefonate, però questa è una guida per il Royale. Tutte e due sono una guida per il Royale. Oh, sono Marucchi, scusa per prima, adesso abbiamo perso tempo, ma perché è una parentesi questa con Marucchi. Doveva esserci un'occasione per rilassarci, ma è diventata una delle solite discussioni accademiche. Ma mi interessa, no? Io sono interessato, volevo andare a studiare psicologia, io. E per poi fare psicanalisi. Allora, in questo caso, cosa avreste stato stimolante? Io risponderei. Voi cosa rispondete? Ok. Risposta in teoria migliore è questa. Così dice qua. Dopo. Nell'altra guida. Ok, tutte e due le guide dicono questo. Vabbè, confortante, però pensavo anche di tirargli su morale. Io avrei risposto 3. Invece lui dice qua, ok, su non si preoccupi. Mi dispiace, ti prego perdonami, te lo chiedo in ginocchio. E la miseria. Ma c'è qualcosa che gli roda dentro, non c'è niente da fare, guardalo. Sono sempre stato così. Mi concentro troppo sulle ricerche e ignoro tutto il resto. Ma dai, che non sei male. Quando ero ancora uno studente me lo dicevano in continuo. Un nerd, praticamente. Ops, ecco, sto divagando di nuovo, scusami ancora. Bene, ci vediamo presto. Vabbè, adesso vediamo cosa possiamo fare.